Come va, gente? Una settimana fa ho chiesto al server su Discord di creare qualche meme così sulla community, sui tormentoni di Discord, come scritto lì in alto, sul canale in generale, così, per farci due risate, insomma. È una settimana che non lo guardo, perciò io già partiamo con Mike Sapkowski, Andrei Wazowski, che è perfetto. Sono curiosissimo di vedere, a parte qui si sta sollevando anche un dubbio linguistico, perché non si è capito se si dice i meme o le meme. Il canale l'ho chiamato il tempo delle meme perché fa ridere, però sono fermamente convinto che si dica i meme. Le meme mi fa veramente schifo, un po' come le DLC, non esiste, cioè DLC sta per contenuto scaricabile, quindi è il contenuto scaricabile, ma che cazzo, vabbè. Andiamo avanti. Doppiaggio italiano di Far Cry 6 non pervenuto, utente medio, scaffale, Andrew of the Alps, ipocrita. E godo dei fan di Fish. Questi sono vecchi però, aspetta. Sì, questi due sono quelli vecchi. Oh, è fantastico questo comunque. Questa l'ho anche fatta vedere in un video, mi sa della. Mi sa che era la challenge run su Assassin's Creed 2. E dei fan di Fish dietro che guarda, non so perché. Oh, questa è fantastica, anche abbastanza recente. Sì. Che se la tira fortissimo, tutti i mercenari di Odyssey se la tirano fortissimo, poi arrivi lì, a due colpi, bellissimo. Ah! Questa viene sempre dal mio video, sì. E è stato creato anche il memino riguardo la forfora di Barnaba. Ah, ecco, no, ecco, ok, si spiega l'arcano, perfetto. Cerca il set del veleno, fai missioni a caso per ottenere tutto il set, poi non lo usi mai. È pure più probabilità di critico dell'altro. È una ferita aperta, lasciamo stare. Persona che apre il video di Angel of the Alps. Psh, il pre-order è sbagliato. Bonk. Oddio, sì. Però sì, cioè, vi sfido a dire di no. Ecco. Van, ecco qui. Go to IPJ. Bonk. Scusate, è perfetto. Questo vero meme ufficiale. Ah, questo! La morte che bussa alla porta di Slavsislak. La morte che viene scacciata perché esce Slavsislak Remake. Ma certo, è fantastico. Sì. Cosa? Lagolo Arconte è morto per colpa di un mercenario dall'altra parte del muro. Andrew che ha appena rotto il gioco. Yes. E poi? Anche quella è una ferita abbastanza aperta. Cioè, mi sono roduto il fegato. Mi sono ro. No, mi sono roso il fegato. Sì. Ah, who would win the legendary Mystios Level 81 Chad Polidattila Boccaccia? Ah sì, One Week. E questo è ancora più recente, che bello. Che cavolo ha detto? Personaggi nelle miniature dei video di Andrew. Sì, è vero, è vero. Oddio, cos'è che è morto nel decimo episodio? Cioè, il punto in cui la serie è cominciata a morire, cioè, no, la serie è morta dopo Demostene il cucciolo. Come Ezio, no? Muore Ezio, muore il cucciolo, ma muore. Ah, la versione ascesa abbiamo. 7 commenti danno da veleno e danno critico. Pum, set del pirata, sì. Sempre e comunque. Ma. Oddio, sta per dire mamma! Ma ieutica! Abbiamo anche Socrate, ovviamente. Conosci Socrate? Andrew gioca da C. Valhalla. Valhalla crasha più volte di Unity. Andrew triggered per quel cazzo. Sì, mi è crashato più volte. Mi è crashato tipo il doppio delle volte. Vabbè, con circa 5 volte, più di 5 volte tanto il tempo che ho giocato a Unity. È crashato talmente spesso Valhalla, veramente. Ho anche smesso di contare le volte, mi sono fermato tipo a 15. Ah, ho saltato questo. Ubisoft e le persone pazientose, ovviamente. Andrew su Odyssey, con stealth perfetto. Utente detrattore, neuron activation, shock. A parte questo, più di qualcuno mi ha detto che è riuscito a rivalutare Odyssey grazie ai video, una cosa che penso sia il crowning achievement della mia vita. Oddio, sì, questa ce l'aveva già mandata. Un utente che scrive questa cosa, ma no, no, non la leggo soltanto perché è un po' estremo. Questa è la copertina del video. Questa è la versione edit per questo momento. E lui, chiaramente. È la stessa reazione della prima volta che vidi questa reazione qui, proprio. Non riesco a trattenermi, scusate. Andiamo avanti. Ecco, sì, aspettavo questo momento, sì. Vi devo spiegare brevemente questa cosa. Everyeye.it da circa 2 mesi, una cosa del genere.
E Senza Oceana sta infilando nella sua sezione notizie, delle cose idiote, delle cose stupide sulle quali non si può neanche commentare perché non ci sono i commenti abilitati, che sono letteralmente, non scherzo quando dico letteralmente, raga, come si collega la PlayStation 4? Oppure cose come perché la confezione di The Last of Us Part 2 contiene due dischi? Perché è grosso, avrei. Perché è un gioco grosso. Sembrano veramente quelli di Wikiao. E una volta ho trovato un articolo di Wikiao, anzi voglio vedere se riesco a ritrovarlo. Trovato, eccolo. Come contattare Oprah Winfrey? Cioè, queste sono le guide di Wikiao. Andiamo avanti. Oh, Andrew Stalker Modded Playthrough. Stalker anomali che trattiene Andrew dal Modded Playthrough. No, in realtà no. Non ho intenzione di fare un Modded Playthrough di Stalker. Scus. Ah, ecco, ci risiamo. Andrew, badilate di video su Stalker, si spera, il canale. Dipende, perché già sto vedendo che qualcuno si sta interessando più a Stalker, grazie all'uscita di Stalker 2 e così. E dovrei capire, più che altro, se queste persone sono interessate veramente o sono finti interessati che lo usano come pretesto per dire ah, abbiamo Stalker 2 su Xbox, su PC, su PlayStation, invece non arriva perché non si sa veramente se arriva o meno. A volte si contraddicono, a volte no, boh. Quindi, boh, probabilmente posso dare il mio contributo in qualche modo, ma non sarò di certo il contributo di Stalker in Italia, questo sappiatelo. Cacklink invia cose al limite del furry essere tipo professional shitposter. È vero, Cacklink fa questo, no? È il nostro shitposter di fiducia. E ci sarebbe anche dei fan di fiducia. Cioè, si devono contendere il titolo, un po', tutte e due. Fanno una diarchia di shitpost. Slavs is Luck Remake, Elden Ring e GTA 6. Non si sa quando cazzo escono. Ormai sì, ormai ho fatto circolare il meme per cui Slavs is Luck Remake è come Elden Ring, cioè si sa che accadrà e tutto, ma non si sa mai quando è, non si sa nient'altro su Slavs is Luck Remake. Che per i profani che probabilmente se lo staranno già chiedendo da qualche minuto, Slavs is Luck Remake è una rerun su Dark Souls, come se fosse il mio primo playthrough su Dark Souls, quindi di nuovo con il mio personaggio, con Slavs is Luck, e cercando di ritracciare ogni cosa. Quando arriva Ethan, povero sprovveduto, a blastare l'Ezio Fag di turno. Odino è con noi! Sì, ah, raga, non c'è niente di più bello. Poi soprattutto Ethan ogni tanto. Ah, Ethan, detto anche GM, detto anche admin di credo degli assassini su Instagram, così. Ogni tanto ci comunicava pure di come riusciva a far cambiare idea a qualcuno, semplicemente con l'uso delle parole, senza blastaggio in realtà. Però anche il blastaggio ci sta, perché cioè come prendi l'Ezio Fag e gli fai notare che è un tonno che non sa niente in realtà e invece si spaccia per questo grande conoscitore, eccetera. È una certa qual soddisfazione. Andrew che respira mentre gioca ad iscritti. Veramente, cioè, non sono così grande, sì, non sono il messia. È il messia! Le prime challenge sono uscite 2 anni fa, oddio, sì. Oddio, Far Cry 3 senza abilità e Far Cry 4 senza abilità e senza crafting sono di febbraio, mi sa il. È tipo il 20 febbraio? E il 1 aprile 2019. Ah, ricordi, quando avevo ancora tipo 30 iscritti. Di nuovo, Lago l'Arconte, Cassandi, il mercenario e un softlock che non ho caduto. È vero, è divertente perché è vero. Rigiocaci Unity Ordro 35. Andrew. No, veramente, se, sono serio, Unity forse è l'ultimo AC che rigiocherei, è l'ultima, proprio. Ho un ribrezzo ormai per quel gioco. Andrew, mostra trailer della serie evento su Far Cry 2. Io col durello mi circondò dalla famiglia. Devo dirvi che mi sono esaltato anch'io facendo quel trailer, cioè ci ho messo tantissimo tempo perché lo rivedevo, lo rivedevo, lo rivedevo. Poi, giustamente, trasmettendo il 31 dicembre, io furbo, vabbè. Non vi ho dato la possibilità di esprimervi in tutta la vostra durellitudine. Più che altro mi ha rievocato il jumpscare, ma. Ok? Non ridete di me, un tempo ero come voi. Utenti che preordinavano i giochi dopo aver visto il video di Andrew. We were bad but now we're good. Lo spero, lo spero. Ah, ma tra l'altro questo meme viene da tipo un video super imbarazzante, super cringe, che hanno fatto fare a quelli che erano per dei molestatori alla fine. Andrew in braccio Assassin's Creed, lascia Far Cry ad affogare, mentre Dark Souls, gli indie, Stalker, le spotlight e per cui le recensioni sono morti da tempo. No, non dite così, no. What? Io le seguo dai 270 iscritti e mi sono iscritto solo ai 597. Vergogna. No, vabbè.
No, vabbè. Sì, sto coprendo la bocca perché non voglio saturare il microfono. Scusate. Questo viene da un frangente di video che di 3 anni fa ormai, in cui mia sorella mi ha chiamato mentre stavo registrando. A un certo punto gliel'ho detto mentre stavo in chiamata. Lei così, ah ma vuoi che dico qualcosa? Sì, ti manzo. E le è uscito sto manzo, mezzo risicato così e vabbè. Però è stato fantastico. Eccolo, è scritto qui. Mans. Senza il doppiaggio di Far Cry 6 è inaccettabile. Ipocrita! Sì, che poi non è tanto per questo, ma perché uno si gioca tante altre cose, ma no, no, Far Cry 6 no. Il narrativissimo Far Cry. Letteralmente un treno corrado. No, è una pugnalata alle spalle questa. Sta No, per I sdamare. can't. Che cazzo è successo? Cosa cazzo? Mi è passato addosso un treno, Shit, man, stanno this car. morendo. No, ok. No, ok. Oh santo Dio. Nuova password debole. Nuova password. Assassin's Creed Odyssey walkthrough solo assassino. Abilità e equip 44. Ultime parole famose. Strong. Slozis la che fugge dai mascherotti nel pantano della fortezza di sé. È vero perché nel pantano sei costretto a camminare, non puoi correre. Ah, ma qui si può scrivere. Tour della casa, face reveal, sorella reveal, sesso reveal. No, nessuna di queste cose accadrà mai. Wait, it's all the funny fish always has been. No. E c'è un takeover del server in corso e non me ne sono accorto. Oh, che bello, il primo memino di Keklink. Ragazzi, ho poco tempo, devo dirvi che Andrew è del... Non lo sapremo mai, mi dispiace. Brother, it's time, we're gonna go to Andrew's home. Ecco, direi che questo è il meme indicativo per segnare il confine fra cake e cringe. Perfetto, triggerarsi per i commenti acerbi dai fanboy, da Mario Gatto Super Saiyan, che in realtà è qualcun altro. Blastare dei pensanti. Certo. Argomentare con logica e fatti dimostrando l'incoerenza di youtuber famosi. Bello item, così. E godo, furri. Cringe i furri. Dammi le montagne. Voglio le fottute montagne. Sì, questo sono io alla dogana con l'Austria. Andrew uccide Marcello di 30 livelli superiore al suo. Il gioco. Danno assassino. Beh, sì. È quando critta 4 volte il colpo eroico, sì. Andrew, perché cazzo Unity in russo se l'ho scaricato in italiano? Ubisoft, you wouldn't get it. Hai perso un'occasione d'oro di scrivere Ubisoft. Non è quello il finale di Odyssey. Sapete che lo penso. Odyssey, Odyssey, oddio, no, no, questo non posso pronunciare. Odyssey? Oh sì, dai, penso sia la cosa migliore. Anche meglio di scriverlo come Odi e poi il 6 a numero. Andrew, aver superato la quest di lago nella rampa cevista, essere tipo, oddio. No, in realtà ero così quando lo stavo editando. Perché non sapevo come cazzo raccapezzarmi, come mettere quella sezione in modo abbastanza rapido, ma farla sembrare una cosa buona e divertente. Vedi quel cane di un certo Andrew fa delle run estreme assurde. In una compilata Odyssey senza abilità. Ah! Sposami, fammi vedere come. Cosa? Come si cucina il. Salmì? Oh, per il barboncino di Chiara Ferragni. Ok, mi servono idee per un nuovo challenger. Hollow Knight senza morire. Ritorno strategico su Wildlands. Accedo e sei solo guerriero. O russo è stato iettato. Ma Hollow Knight senza morire la fanno già. Cioè, ormai non c'è più gusto a fare le run né su Dark Souls né su Hollow Knight. Perché tanto i super hardcore le fanno già. Speedrun no hit. Speedrun 100% no hit. Queste cose qui, insomma. Odyssey solo guerriero tecnicamente sarebbe ancora più facile. Perché le porzioni difficili del gioco sono più quelle in cui ci sono tanti nemici. Sono le battaglie di conquista che non devi morire e tutto. Rispetto alla fase stealth che se la fallisci non ti succede nulla. End of the Starter Pack. L'accetta per tagliare il legno, il lupo. L'insaziabile desiderio di riportare dei contenuti di qualità su YouTube Italia. Grazie. E la tastiera Razer. No, io non ho la tastiera Razer. Però sì, è multicolor anche la mia. Canelopo Reveal. Ulubao Mordine e Rana sono. Vabbè, sì. Robe a Civalalla. Che tra l'altro Rana. In realtà nella versione originale era un'altra, era tipo Gufo, credo. E Mordina sarebbe Chewie, perché ovviamente devono fare l'easter egg forzato con Star Wars. Fin dell'evento live. Beh.
Io direi che con queste tre immagini possiamo lasciarci. Nella descrizione trovate il link al canale Discord, perché se volete unirvi al canale Discord, insomma, è l'unico modo per conoscere gli aggiornamenti e stare insieme a questo branco di malati. Dovreste unirvi lì. Perciò, niente, alla prossima.